Allora, Un gatto nero in Candeggina Finì è un libro di poesie che ho scritto io, questa è la copertina, i gatti sono anche qua dietro. È un libro di poesie particolari perché arrivano da lontano, arrivano dal Giappone. Questa forma di poesia si chiama haiku, è una poesia, dicevo, antica che ha sempre e invariabilmente solo tre versi. Tre versi di 17 sillabe in cui bisogna suddividere, mettere 5 sillabe nel primo verso, 7 sillabe nel secondo e 5 nel terzo. Applicando a questa che può sembrare una formula matematica rigida, invece si ottengono una pluralità di voci, si possono scrivere poesie molto ispirate, molto serie, molto belle. È anche un momento per raccogliere le idee e per vedere quello che c'è intorno. È quasi una fotografia fatta con delle parole. In questo libro ho provato a fare questo lavoro, ho provato a scrivere degli haiku per i bambini, semplici, ma non tutti così semplici, qualche volta ci scappa un po' qualche accento più lirico. E poi ho anche provato a insegnare una maniera per scriverli questi haiku, che secondo me è la parte più interessante poi del libro. E il fatto sì che si possono leggere, ma si possono anche provare a scrivere e certe volte magari stupendo anche se stessi. Ecco. È una cosa che veramente viene molto immediata, si può fare sia con bambini relativamente piccoli, l'importante è che abbiano imparato a sillabare le parole, e possono farle anche gli adolescenti che dopo un po' ci prendono anche gusto, questo lo sto sperimentando sul campo, e mentre lo possono fare anche gli adulti. Ecco. Quindi invito tutti a leggere Un gatto nero in Candeggina Fini.